Quello che sfugge all'uomo oggi è la portata dello scontro che sta accadendo e che è proprio davanti a voi tra i contenuti di questo canale Romano Amodeo e quelli che sono i contenuti che comandano oggi nel mondo. Per quanto siano passati i tempi dell'impero romano, la logica che comanda nel mondo è sempre la stessa: dividi e comanda. La società oggi divide in tutti i modi: l'uomo, le branche della scienza, il sapere, per arrivare in profondità. Tutti gli aspetti sono analizzati da cima a fondo e l'analisi, come sapete bene, è proprio condotta partendo dal generale e ficcandosi sempre più nel dettaglio minimo. Quanto più si arriva a scoprire quanto di più piccolo esista, che sia il neutrino, che sia una particella dell'atomo, il bosone, quello che volete, più si arriva nel dettaglio, più l'uomo oggi è contento per avere spinto i limiti della conoscenza talmente in profondità che ha generato un campo talmente vasto e allargato di competenze che diventa letteralmente impossibile gestire la quantità di tutto quello che è stato così diviso. E in questo modo accade che chi non è intenzionato dalla ricerca ma dal tentativo umano di dominare sull'uomo coglie ogni occasione per soffiare su questo fuoco, e allora accadono i casi di chi, ispirato dalla sua consapevolezza che la logica di questo mondo è di tipo materialista, di tipo che esclude ogni cosa che abbia un vero valore spirituale, perché la vita è fatta di cose concrete e quindi valgono tutti i criteri i più materialisti possibili e immaginabili della cultura. Ecco, chi rifiuta di conseguenza tutto ciò, tutto il significato assoluto del valore delle cose spirituali, è portato a essere un soggetto manipolatore, perché diventa opportunista, ossia valuta sempre il proprio tornaconto all'interno delle strategie dell'uomo, per cui non si compie alcun passo se non è finalizzato da un traguardo concreto e raggiungibile. Ecco come Roma comanda ancora con il suo famoso divide et impera, nonostante siano passati oramai 2000 anni. Questo impero romano, in cui ognuno aspira ad essere l'imperatore sull'altro, gioca proprio su questo opportunismo della realtà, perché scritto nello stesso nome Roma, la sovversione di tutti i valori ben ordinati che la nostra intelligenza riconosce in quel modo cabalistico che comprende attraverso le lettere
dell'alfabeto. La R è la lettera 16 che rimanda al 4x4, laddove 4 è la realtà, per cui 4x4 è il piano della realtà. Per cui un nome che comincia per la R è un nome realista, che mette il realismo davanti a ogni cosa. E poi c'è la O, che esprimendo il valore numero 13 esprime tutto il volume 3 che avanza interamente con tutta la sua presenza 10. Quindi è una realtà che in tutto il suo volume avanza interamente con il 10, e questo è il significato di Rho. Tutta la realtà che avanza con la sua unità e trinità, l'unità del ciclo 10 e la trinità delle tre dimensioni fondamentali dell'esistenza, o se volete fondamentali del volume totale dell'universo, quando esso è ottenuto attraverso l'interazione o la moltiplicazione tra le tre componenti uguali e distinte, che moltiplicate tra di loro determinano sempre il volume quando sono componenti perpendicolari tra di loro, come l'asse X, l'asse Y e l'asse Z dell'analisi cartesiana. Vedete, anche quando Descartes, italianizzato nel nome di Cartesio, entra in atto e analizza, ecco, comincia allora il tentativo dell'unità di dividere per comandare, e si divide esattamente nei tre ordini: l'ordine paterno, l'ordine materno e l'ordine filiale di figli, che sono nel futuro di questa coppia formata tra padre e madre. Dividi e comanda è il sistema per giungere realmente a dei risultati, realmente, in una realtà che avanzi come questa, in cui chi domina è la forza. Per il secondo principio fondamentale della legge dinamica, questo mondo o è in equilibrio, ossia, secondo il primo principio, ha una forma conservativa dell'energia, per cui se il tutto è fermo, resta fermo. Se il tutto è in movimento, continua a esistere in quel movimento uniforme e continuo all'infinito. Quando questo movimento, che sia relativo alla quiete, ossia alla mancanza di movimento, oppure a movimento uniforme, accelera, significa che è entrata in atto una forza. Ed ecco allora qual è il risultato della forza. La massa, ossia la totalità quantitativa di tutto, comincia ad accelerare. Noi possiamo immaginare questa accelerazione unitaria, qualsiasi, da un calcolo: 10 diviso 9 uguale 1,1111 è l'eterna accelerazione decima sulla linea del flusso. Ecco, in questa maniera qui ci si addentra sempre di più nel dettaglio minimo, e così noi stiamo facendo nel tempo. A mano che avanziamo nel tempo non ce ne accorgiamo, ma la quantità di tempo è sempre ridotta al decimo lineare, proprio perché è in atto una suddivisione tra un valore assoluto che è 10 e quel valore assoluto 10 che è unitario, quando perde la sua unità. E se il 10 perde la sua unità posta dentro il 10 come 1, ecco che 9
diventa tutto il movimento di 1 reale nel 10 e del 9. Quindi quando noi prendiamo la quantità assoluta e la dividiamo per 9, che è tutto il movimento, noi otteniamo come risultato tutto il movimento di 9. Ora, cosa è questo 9? Che cosa è tutto il movimento di un fiume? È tutta l'acqua contenuta nella sezione che poi fluisce. Questo è il movimento di tutto il volume di acqua, di ogni fiume. E di conseguenza noi abbiamo che il flusso riguarda sempre una sezione, quella del flusso. Nel nostro caso, nel momento iniziale, la sezione è 9, sono 9 valori a quadrato, perché la sezione è espressa da aree, e quindi sono 9 quadrati uno per uno. Ecco che il 10, dividendosi su 9 quadrati uno per uno, ciascuno, su ciascuno si presenta come 1 nel primo attimo della divisione. Quindi ognuno dei 9 nel primo tempo ha come suo risultato il valore 1. Chiaramente c'è un resto, perché se il 10 si divide per 9 resta un 1 che non è ancora diviso. Come si fa a dividerlo? Non si può, a meno che noi non si passi dalla valutazione unitaria alla valutazione dei decimi, tanto che quell'uno di resto diventi 10 decimi. E allora quando quell'uno intero è divenuto 10 decimi, ecco che i 10 decimi possono dividersi ancora. E si divideranno ancora in 9 decimi, ancora un 3 per 3 che si aggiunge al primo che avevamo, che era 3 per 3, e ora diventa 33 per 33 nella sezione. Mentre invece nel flusso abbiamo ottenuto l'incremento di un valore decimo e siamo passati da 1 a 1,1. Mentre abbiamo questo 1,1 espresso in 11 decimi, nel fronte abbiamo 33 per 33. Praticamente il volume rimane sempre inalterato, ma mentre l'accelerazione, messa in atto da una forza, accelera di un decimo ogni volta, il risultato che ottiene da questa divisione è stato che il piano si amplia, si allarga, si dilata. A mano che noi facciamo l'analisi sempre più approfondita nel decimo, è evidente che il quadro in ampiezza si espanda per quanto noi lo abbiamo approfondito in profondità. Ecco, dividi e comanda. Ora, lo scontro, dicevo, è proprio culturale e siete presenti tutti quanti voi su questo sito, perché è lo scontro culturale tra una cultura marxista, comunista, determinista, realista, insomma finalizzata alla concretezza materiale di questa vita reale, ossia al mondo che abbiamo davanti, quello concreto, e chi, andando oltre questo mondo concreto, desidera sapere, desidera conoscere quelle risposte cui la scienza non solo non è riuscita a dare risposta, ma ha concluso che si tratta di domande senza alcuna possibile risposta, ossia chi sono io, da dove vengo, dove vado, esiste un perché nella vita, esiste veramente la morte, c'è un al di là,
queste domande, che sono le più importanti per la vita dell'uomo, quelle che se l'uomo le conoscesse, i potenti di questo mondo finirebbero in braghe di tela, sono nascoste. Gli si dice addirittura che non è possibile arrivare a una risposta. E questo è menzognero. E questo è proprio per il dominio satanico di tutti coloro che vi sfruttano, perché con questo tipo di sfruttamento chi ha il potere lo conserva, anzi lo rende sempre più forte, perché vi rende sempre più divisi tra di voi. La divisione è la massima quando poi riguarda le idee, perché quando le idee diventano, in relazione alla verità, talmente diversificate tra di loro, che esiste una verità della chimica, della fisica, della scienza matematica, della geometria e di ogni branchia del sapere, e la verità si è così divisa nei singoli settori che sembra impossibile trovare il senso ultimo di tutto ciò, perché si è talmente diviso da rendere impossibile quasi il giudizio secondo un'operazione tutta al contrario. Non dividere, unisci. Perché? Perché lo scopo non è di comandare, è di servire. Occorre un ordinamento che metta ordine in un modo tale che chi ordina lo faccia per un servizio da rendere e non perché usa questo ordine per comandare sugli altri secondo il proprio comodo e tornaconto e non secondo l'interesse di coloro che siano ordinati a essere secondo un giusto ordine e non secondo un abuso del potere, che giocando sul suo potere, giocando sulla divisione che ha prodotto in tutti quanti voi, vi ha praticamente messi in un tale litigio tra tutti voi, che quando compare un vero unificatore come me, scatena le ire di tutti coloro che non sanno cosa fare e come fare per tenerlo a bada. Lo hanno ben identificato, è lui il nemico. Romano Amodeo è il nemico, perché in questo mondo in cui tutto sembra organizzato in questo modo di perseguire le cose, dividi e comanda, Romano Amodeo è l'unico che cerca di trovare sempre ciò che vi sia di comune in tutto ciò che è diverso, affinché tutto il diverso sia possibilmente messo in comune e si proceda proprio nel cammino inverso che è quello seguito oggi da tutto il mondo. Voi vedrete sul canale di Tommy X un prossimo video in cui il problema all'ordine del giorno sarà collocato su questa povera terra che è veramente ridotta in braghe di tela. Ci saranno varie argomentazioni e però mancheranno queste mie che io ora anticipo. La difficoltà maggiore che ha l'uomo sulla terra sta proprio nel fatto che il sapere è stato talmente diviso in singoli pezzettini che a questo punto è difficile un sapere che sia in grado di dominare tutta questa quantità enorme. Di conseguenza, la capacità umana, che è limitata, o propenderà per accettare e riconoscere alcune di queste verità,
si crea un diverbio che spesso arriva fino alle offese gratuite tra una parte, l'altra e l'altra, perché ciascuno, dominando solo un pezzettino della verità, ha la pretesa di porsi a giudice dell'altra parte. Quando vi trovate a che fare con queste condizioni qui, sono analoghe a quelle che, se andate a vedervi certe reazioni, ma adesso non lo potete fare perché io ho abolito tutti i commenti ai miei video. E perché l'ho fatto? Perché mi sono trovato proprio al centro di un tentativo di questo tipo, fatto da uno dei miei interlocutori, e vi dico anche il nome perché non, tanto non è un nome, è un solito avatar di un certo Berto 1999, il quale con giudizi proprio forsennati, perché non abbinati a niente. Quale giudizio? Il cristianesimo è la rovina dell'umanità. Bisogna che Gesù Cristo e tutta la fede siano tolte di mezzo perché non sono valori. Bisogna. E secondo questi suoi giudizi, che sono eretti a legge universale, cui tutti dovrebbero attenersi, tutti quei milioni o miliardi di persone che credono in Cristo non sono minimamente valutati da tanta genialità, perché il povero Berto 1999 è stato talmente settorizzato nella cultura che riconosce vero solo il suo e abbatte gli altri non entrando nei loro ragionamenti, Vedete, se uno sta sbagliando qualcosa nei suoi ragionamenti e un altro lo vuole correggere, deve entrare sui suoi ragionamenti e mettere in luce che cosa nei suoi ragionamenti vi sia di sbagliato. Perché se c'è un ragionamento autonomo che vale di per sé e c'è qualcosa di errato nel ragionamento, allora esso non vale. Ma non valgono le ragioni che non c'entrano con il ragionamento del signor Berto 1999, il quale sulla base dei suoi ragionamenti pretende di entrare in altri ragionamenti che non hanno minimamente la base delle sue ragioni e pretende con il suo giudizio di dettare legge. Ecco, quando io vi dico di questa violenza, è proprio la violenza del potere che ha talmente suddiviso il campo da consentire prese di posizione come il Berto 1999, che a un certo punto ha anche il coraggio di dire: vedi Amodeo, io ti sto dando più retta di quanto te ne dia il Papa. Tu stai cercando di incontrare il Papa, ma non ti dà minimamente retta. Io ti do più retta. Ma caro Berto 1999, se il tuo tentativo di dare retta significa entrare nel video e nel sistema, nel canale di un altro, con le sue idee, ad abbattere idee altrui che sono sacrosante e logiche, preferisco farne a meno del tuo tentativo di violenza inaccettabile nei miei confronti. Preferisco di gran lunga l'opera di chi si astiene da ogni cosa e né si fa vivo per dirmi: Amodeo, stai sbagliando tutto, né si fa vivo per dirti: Amodeo, vieni da me che finalmente io ti incontro. La Chiesa nei miei confronti non ha preso posizioni, è lì che si astiene da ogni giudizio, fa esattamente come sta facendo oramai da 30 anni nei confronti di Medjugorje.
La Chiesa cattolica, i papi, vi hanno detto, sono entrati nel dettaglio a dire le apparizioni sono vere oppure no? Non lo hanno fatto. Per quale motivo? Perché c'è una condizione fondamentale nella Chiesa cattolica ed è sana, salubre, salutare. Fin quando un fenomeno non si è concluso, bisogna sospendere il giudizio, perché si può giudicare una cosa solo quando essa si è tutta conclusa e allora è possibile dire qualcosa di sensato avendo visto tutto quello che esiste in campo. Mentre un fenomeno è in corso, la Chiesa Cattolica, agendo benissimo, non si permette di entrare nel merito. Le apparizioni a Mergiugorje continuano ancora? Ebbene, fa benissimo la Chiesa Cattolica a non entrare nel merito, perché prudentemente aspetta l'attesa che tutto si concluda e solo allora entrerà nel merito. Anche la mia vicenda umana è tutt'altro che essere conclusa. Esistono indizi favorevoli e sfavorevoli. Ci sono cose che sono di altissimo livello e ce ne sono altre che umanamente sembrano delle cazzate. Perché? Perché, come al solito, proprio la scienza umana, che si è divisa in tante branche, non capisce nemmeno quali possono essere tutte le branche. E alcune di queste, proprio per mancanza di un'attenta valutazione, le ha giudicate cose sciocche. Una di queste, per esempio, è la Cabala. Nel ebraismo, da cui è disceso il cristianesimo, la Cabala era un valore, lo è tuttora. Gesù Cristo usava la Cabala, perché quando ha scelto esattamente 12 apostoli, lo ha fatto perché 12 esprime tutto. E se non credete che ciò sia vero, vi spiego perché. 10 è tutta la presenza in linea, ma esiste un volume, il quale è unitario. Unitario in che cosa? In quello che si sposta secondo la linea. E che cosa si sposta secondo la linea? Un volume unitario. Significa che il volume unitario, la sezione unitaria di questo volume, ha lato 1 e di conseguenza, poiché l'area si ottiene moltiplicando 1 per 1, ossia soltanto due enti di lunghezza, l'area, uno è 1 e l'altro è 1, 1 più 1, quando noi calcoliamo non per aree, ma per lunghezze di vettori, di spazio e di tempo, allora un'area noi la dobbiamo calcolare nel numero dei vettori da cui l'area è espressa, e quindi ce ne troviamo 2. I quali sommati ai vettori 10 della presenza in linea determinano 12 valori unitari che comprendono una perfetta cubatura. Ora, se fate fatica a capire questo, prendetevi un perfetto cubo e valutate quante sono le linee che lo chiudono. Le linee date dai lati, ci sono 4 vertici sopra congiunti da 4 linee, 4 vertici sotto congiunti da altre 4 linee, e i vertici di sopra e di sotto, che sono 4, sono collegati da 4 linee verticali. Quindi 8 linee nel piano di sopra e di sotto e 4 linee nel piano verticale, fanno 12. Gesù Cristo, scegliendo 12 apostoli, ha scelto, seguendo la Cabala, nel valore che hanno i numeri. Ma non solo quando ne ha mandati 12, anche quando ne ha mandati 72. E perché 72 divisi in 2? Perché erano 36
più 36. Cosa significa 36? 36 significa 6 per 6. E che cos'è 6? 6 sono tutti i versi fondamentali, ossia davanti, dietro, destra, sinistra, sopra, sotto. Ma visto che se noi partiamo da un centro e andiamo verso l'esterno, ne abbiamo 6. Ma se operiamo nel senso inverso, ossia partendo dall'esterno e andando verso il centro, ne abbiamo 6 uguali e contrari, moltiplicando 6 per 6, noi combiniamo tutta quanta l'espansione con tutta quanta la compressione. E il numero degli enti che entrano in questa combinazione è data da 6 per 6, 36. E perché? In due coppie. Perché la nostra realtà è binaria, ogni azione è sempre divisa in un'azione e azione uguale e contraria, e quindi quando Gesù ne mette 36 e 36, 72, ma sono 36 coppie che sono dirette nel numero di 72, sta seguendo la cava. Non per caso 72 è la lettura da sinistra verso destra, prima il 7 in decine e poi 2 nelle unità, che se noi la leggiamo nel senso uguale e contrario, ossia la leggiamo da destra verso sinistra, porta non a 72 ma a 27. E 27 che cosa è? Il cubo, 3 per 3 per 3. Ecco, vedete, Gesù, seguendo la sua ispirazione e inviando in quel modo 72 discepoli, dimostrò nei fatti che la Cabala aveva valore, ma tutta la Bibbia è organizzata così. Perché anche se non è precisato nel testo sacro della Bibbia il perché della creazione in 7 giorni, ma è chiaro, se la presenza è 10 e sono presenti in questo 10 un valore trinitario che è alla base del 10, come 3 diviso 3 più 3 per 3, allora che cosa succede? Che il 3 è messo in linea, ossia un lato più l'altro lato più l'altro lato, come lunghezze allineate e lunghe 3, quando queste 3 lunghezze si ritrovano nel ciclo di 10 lunghezze, si possono spostare solo di 7. E allora la creazione del mondo è in 7 giorni, perché è fatta da un Dio fondamentale che è trino. Lo dirà Gesù Cristo, ma è scritto già nella Bibbia. E tutti questi valori, che sembrano valori che sono stati messi così e che non sono ancora analizzati e dunque non capiti, trovano di fronte a certe affermazioni che faccio io, che invece ho controllato il valore della Cabala espressa in italiano e l'ho trovata assolutamente perfetta, arrivando a dire che Dio, dovendo scegliere una sola lingua come quella perfetta, mi dispiace per tutte le altre lingue del mondo, mi dispiace, ma tutte le altre lingue del mondo non sono perfette, perché uno solo è perfetto, Dio. Da Dio, che è l'unico ente perfettissimo, l'unico, ci sono poi tante altre gradazioni, ma una sola è quella perfetta, le altre si avvicinano alla perfezione. E così è per le altre lingue. Solo nella lingua italiana il termine Dio è quasi uguale al valore della dimensione 10. Perfino la forma delle lettere, quando si leggono e esprimono lettere e sono la D, la I e la O, sono simili,
alla D come dimensione 4 del 10, espresso come io. E quanto vale il nostro io? Questa domanda, fatta a tutti gli uomini del mondo, li ritrova incapaci di dare un valore all'io. E invece il valore cabalistico consente di capire l'io che cosa sia. L'io è un ciclo assoluto di 10 valori in spazio su uno di presenza come tempo. E quindi è un valore che nel suo assoluto, che somma al dato presente come spazio nel numeratore, il dato presente come tempo nel denominatore, perché spazio e tempo sono la stessa cosa e possiamo sommarli, rivela che il valore fondamentale del ciclo è 11, ma poiché noi siamo in un complesso di un valore sempre binario, distinto tra una dinamica negativa e una positiva, noi dobbiamo partire da meno 11 e arrivare a più 11. Tutto il percorso di risalita da meno 11 fino a più 11 è 22. E questo è l'io. È un io che è proprio come diceva Gesù: abbassati che sarai alzato. E l'io si abbassa, scende a meno 11 per risalire a più 11, con una bella differenza bellissima, che Dio manifesta il suo valore valutando l'unità allo stesso modo, sia che sia l'unità piccola sia che sia quella grande. Dio ha creato una apparente dissimilitudine tra padre e figlio, perché li ha collocati matematicamente, il padre come 10 volte l'unità, ossia un rapporto 10 a 1. Questo è il padre. Capite bene che il padre 10 a 1, ossia ente binario che vale 11, lettura 2 secondo i numeri binari, 11. Ebbene, questo padre spaccato in due, Padre e Spirito Santo, comincia da meno 11 e finisce a più 11 e si asservisce. Dio Padre e Dio Spirito Santo, 11 e 11, a tutta la possibile risalita dell'io, che è una parte di Dio, ma gli manca solo quella dimensione grande del Dio uno e trino che si collochi davanti e che invece nell'io è tolta. Quando l'uomo finalmente arriverà a capire il tesoro che può venire dall'analisi cabalistica della realtà, avrà fatto un balzo enorme nella comprensione di quello che il cervello umano già capisce in termini di cabala, perché la segue, ma di cui questo io bambino che è allevato dal cervello fondamentale non ha ancora capito, e lo deve fare. Ma la Chiesa Cattolica si ritrova di fronte a un soggetto come me che parla di cabala e non ha la comprensione e non ha la capacità di entrare in questo termine di giudizio con questo romano modeo che parla di cabala o parla di fisica o interviene con tanti argomenti assumendo in certi momenti quella condizione equivoca di chi, mentre si consegna alla Chiesa con il suo corpo, disposto perfino a lasciarsi morire se affidato alla Chiesa, la Chiesa non ama la sua vita, giudica ed è portata la Chiesa a giudicare ciò un ricatto e sta in campana per vedere se poi è veramente un ricatto o che cosa sia. Il fenomeno romano modeo, né il Santo Padre né la Chiesa Cattolica possono giudicare,
perché sono messi di fronte nella società di oggi della verità fondamentale di Gesù Cristo, uno che faccia pulizia in tutto ciò che è aggiunto in ogni fede e che non riguarda l'essenza della fede. Operazioni simili a quelle compiute nei primi tempi del cristianesimo, quando di fronte all'esigenza i cristiani devono essere prima ebrei, quindi si devono prima circoncidere, oppure no? Fu deciso che per i cristiani la circoncisione non era un qualcosa che era fondamentale e fu tolta di mezzo. Ecco, il romano modello sta facendo proprio questo, sta entrando in ogni situazione e in ogni contesto, non con le sue idee, entrando nei singoli contesti a mostrare cosa c'è di sbagliato in quei contesti, ma non sulla base delle idee di Romano Amodeo, sulla base dei valori di quei contesti. Perché se nel contesto cattolico c'è Gesù Cristo che impone a Pietro di servire le sue pecorelle, di servirle, e per motivi legati al suo giudizio Pietro non le serve, ecco che è sulla base del giudizio di Gesù Cristo che Pietro dovrebbe seguire che il Romano Amodeo fa notare che cosa c'è di non seguito nel Vangelo di Gesù Cristo da Pietro, dalla Chiesa Cattolica. E così fa in tutti i contesti, anche quello della scienza. Entra nel settore scientifico in cui la scienza, che fa esperienza di dettaglio, è costretta a misurare tutto e si ritrova di fronte a un fenomeno che è insormontabile nella realtà. La realtà è determinata. Cosa significa? Che è quella che è determinata. Se abbiamo una torta, non possiamo misurare questa torta se non con un pezzo di quella stessa torta, perché la realtà è determinata. Non abbiamo un altro pezzo di torta per misurare quella torta, e allora siamo costretti a prendere un pezzo di quella torta e quindi a toglierlo dalla torta e collocarlo nel denominatore. Sul numeratore ci vanno tutti gli altri numeri relativi ai pezzi di quella torta, eccetto il pezzo che è stato messo sotto come denominatore comune. Quindi, se noi usiamo una quantità come misurazione della stessa quantità, usandola nel valore inverso, quindi se partiamo da 10 elevato più 1, posto come la torta, e usiamo il valore 10 elevato a meno 1 di quella torta, ossia il valore decimo di quella torta, e lo togliamo di mezzo come un decimo, e lo mettiamo nel numeratore, nel denominatore, sul numeratore vanno 9 decimi, e di conseguenza noi passiamo dal valore assoluto di 10 pezzi a 0, perché 10 pezzi messi in relazione a nient'altro, a zero. Passiamo al valore che si è messo in una relazione reciproca di 9 pezzi a un pezzo. E questa è la misurazione reale. In un totale di 10, grazie al valore unitario reale, scelto in modo reale, quindi preso realmente, non preso teoricamente, preso realmente, sottratto dal tutto, a noi risulta un tutto meno uno. Ecco, questa operazione fondamentale è il difetto di una misurazione che mentre la fai incide pesantemente in ciò che misuri e te lo falsifica sempre, perché incide sempre, e questo esiste. Ecco, quando il Romano Amodeo entra in questo argomento e mette in luce che cosa succede in una misurazione reale,
Io non è che sono entrato con un giudizio su qualcosa senza esprimere cosa non va in quello che è fatto. Io l'ho espresso chiaramente che cosa non va, è che essendoci una porta reale e la valuti 10, la sua unità cui ricorri, perché hai deciso nel 1790 che ogni unità è sempre un decimo, la tua unità di riferimento è un decimo di quella torta, e grazie a quella unità tu misurerai il rapporto 9 a 1 tra 9 decimi di quella torta e un decimo di quella torta, e avrai ridotto il 9, il 10, scusatemi, a che cosa? A 9, perché 9 a 1 è 9, non è 10, è 10 se lo ripristiniamo come valore assoluto, ossia se rimettiamo nella torta il pezzo che abbiamo tolto dalla torta per calcolarla in modo unitario. Ecco, quando Romano Amodeo entra nel settore della scienza e rivela questo dettaglio e dice: cara scienza, tu non devi partire da argomentazioni reali se vuoi conoscere le quantità totali. Una volta che tu hai capito, perché lo hai deciso tu nel 1790, che ogni unità la devi considerare sempre 10 nella sua presenza, relativa a 10 unità decime, quando hai fatto una cosa di questo tipo e l'hai decisa una volta per sempre, usalo. E allora ti accorgerai che di fronte all'idea dei valori, tu hai un valore che lo puoi tirare in ballo tutte le volte che vuoi. Non hai una torta reale, hai una torta, e se la devi misurare con un valore 1, idealmente lo puoi prendere, visto che non è reale, lo puoi prendere e collocarlo sotto il 10. Perché? Perché non stai facendo una misurazione reale, ma ideale. Essa è perfetta, perché con il rapporto 10 a 1 tu stai misurando quella torta che è 1, seppure l'hai calcolata 10, e è presente nel tempo 1. Quindi la verità è che quando la torta tu l'hai valutata 10, essa esiste nel tempo 1 come 10 a 1 e non come 9 a 1 che risulta in natura. Di conseguenza, quando il Romano Amodeo si mette a entrare nel becco di tutte le varie scienze che esistono e fa un'opera immensa, perché in tutti i settori trova che cosa c'è che non va e porta poi a una grandissima unificazione tra tutto, operando proprio nella linea inversa del dividi e comanda, perché è la linea che dice a tutti: unisci e servi. Sulla validità di questo concetto fondamentale, se tu non servi proprio niente, che devi fare? Sei da buttare. È il servizio che ti rende importante, non il comandare sugli altri. Ed è proprio nel tentativo umano di valutare cosa vale uno. Uno vale quando serve e non quando non serve a niente. Quando non serve a niente è da buttare. Ma il mondo di Cesare vi ha ridotti a persone che non servono a niente, se non a essere dominati dall'alto. E più minchioni siete, tutti quanti, più siete servili a questo potere, tanto che parteggiate sempre per il primo e mai per l'ultimo. Quando vedete un possibile dissidio tra un primo e un ultimo, voi senz'altro siete portati a giustificare il primo, ne faccia quello che vuole, e a penalizzare sempre chi sta in basso. Perché credete che
è chi sta in basso che deve sostenere chi sta in alto. Certo che Cesare ha un suo esercito che è sostenuto dalla forza di ogni soldato. Questa è la forza di Cesare, il suo esercito. Tanto che quel giorno, negli idi di marzo, in cui gli mancò il suo esercito e gli mancò anche il suo bravo Antonio che avesse cura di lui e fosse con lui, fu ucciso. Cesare, senza la forza di chi lo sostiene, non è più Cesare. È un Cesare morto, defunto. La forza vera ce l'ha chi sta in basso. Chi sta in alto è solo un sostenuto. E quindi l'uomo deve valutare la sua forza, la sua personale forza. Mentre invece oggi dall'alto si insinua questo pensiero: uno solo di voi non conta niente, contate se siete un gruppo, allora sì. E anche qui c'è la sciocchezza eretta a livello di criterio generale, perché se uno di una moltitudine immensa fosse zero, zero moltiplicato per una moltitudine immensa è uguale a zero. È solo quando ogni membro di una moltitudine vale uno, uno per quel numero è uguale a quel numero, alla forza di quel numero. Quindi non dovete né sottovalutare né sopravvalutare la forza che avete voi. La forza di ciascuno di voi è uno, ma avere la forza uno significa avere la forza piena in ciascuno di voi. E quella piena in ciascuno di voi è la forza di un Dio che è entrato in voi a sostenervi. Non siete delle schiappe, non siete degli imbecilli, non siete dei poveretti, siete Dio che è entrato nella croce del limite e si è delimitato come un uno piccolo, e grazie al valore ribaltato che ha il cristianesimo, il vero grande è il piccolo. Questo uno piccolo è veramente quello grande. Ma quando voi trovate uno grande che si colloca lì in alto e si crede grande e non si abbassa fino a servire l'ultimo, allora è un falso grande, perché ha bisogno del piccolo e non lo difende. Se il grande non difende ogni piccolo e per criterio uno lo lascia perdere dicendo beh è uno, non conta niente, ecco che fa crollare tutta l'impalcatura del suo potere, perché abbattine uno solo e li avrai abbattuti tutti, difendine ciascuno e avrai difeso tutti quelli che sono legati a te. Ecco perché la mia logica non è la logica di questo mondo. Voi, essendo opportunisti, fate il calcolo. Noi siamo un milione. Che ne muoia uno, che cosa importa? Ne sopravvivono 999.000. Allora è meglio perderne uno che far crollare tutti e 990.000. Bravi somali, è la volta buona in cui se ne crolla uno, crollano tutti e 999.000. Perché tutti sono uno, e se ne crolla uno, crollano tutti. Voi, da opportunisti, invece, fate il calcolo. Arrivate perfino alla cosa assurda da credere che la verità dipenda dalle votazioni. Ecco, quelli che vincono esprimono la verità. Questo fu il dissidio. Proprio uno di quelli che apparve in atto quando Gesù fu messo a giudizio da Ponzio Pilato e si entrò a parlare della verità, e Ponzio Pilato la fece questa domanda: cosa è la verità? Perché Roma ha una
verità di tipo opportunista. È vero quello che vuole Cesare. È vero quello che vuole il potere, non quello che vuole chi dipende da quel potere. Perché è un potere che schiaccia, perché è un potere che vi manipola. E dove vi manipola più di tutti? Nel cranio, nel cervello. Quando io vi ho fatto vedere i miei lavori con la mia mano, con la mia testa sopra, e vi ho detto, vi porgo il mio lavoro, è perché io vi porgo la libertà nella vostra testa. È il mondo che abbiamo ora che va salvato nella vostra testa, nel giudizio che avete su di voi, molto più di quanto fecero quei rivoluzionari della rivoluzione francese che arrivarono a dire: l'uomo comunque sia ha sempre uguale dignità. Per i rivoltosi francesi illuminati, la valutazione dell'uomo stava nella dignità. Quello che invece introduco io è che la vostra dignità è dignità divina. È un salto enorme, perché io vi trascino via da questo mondo in cui state annegando tutti e cerco di portarvi nel mondo di chi vi ha creato. Cerco di farvi capire con la legge, con la scienza, con la fisica, tutti i perché questa vita è solo una premessa. A termine, per fortuna si muore, perché questa scuola dell'obbligo per fortuna finisce. Dopo la scuola dell'obbligo, in cui ci si prepara in quella professione che ciascuno liberamente ha scelto, ecco, c'è il modo di mettere in atto questa professione che ciascuno si è scelto e ha coltivato nel tempo della sua preparazione. Il tempo della preparazione è questa vita. La preparazione costa fatica. La preparazione implica stringerci la cinghia, farsi il paiolo per studiare invece di andare a divertirsi, per applicarsi con la ragione invece di dedicare la ragione a altri argomenti più belli, più piacevoli. Chi in questo mondo idealizza il bene in questo mondo come un vogliamoci tanto bene, cerchiamo di accompagnarci in questa vita qui nel modo migliore, perché tanto non ce n'è un'altra, la vita finisce con la morte, chi vi dice una cosa di questo tipo qui, poiché noi siamo veramente in una scuola a termine da cui si uscirà promossi tutti, ognuno nel modo della preparazione che avrà voluto avere, poiché questa è la verità. Costoro che vi vengono a dire bisogna essere realisti, siamo qui a scuola, che vale farsi i fondelli per studiare la storia, la geometria, il latino e tutte le altre cose che ci insegnano per un domani che non c'è. La vita è questa scuola. E allora noi uomini e donne, invece di occuparci a studiare, mettiamoci a fare l'amore tra noi studenti. Il professore, ma professore, abbassati al nostro livello, scegli con noi, gioca insieme a noi, non chiederci di perdere tempo a prepararci per un domani che non c'è. Ecco, tutti i realisti che credono reale che non esista la vita oltre questa e hanno una pretesa intelligenza che è smentita clamorosamente da un'intelligenza che è veramente attenta al fenomeno intero della dinamica, la quale dinamica è sempre fatta da due dinamiche, mai ce n'è una sola, sono sempre due, coesistenti, uguali e contrarie. E allora come fate a pensare che possa esistere solo la dinamica apparente di un bambino che va a morire senza l'altra dinamica dello stesso morto che ritorna a esistere come un bambino?
Vedete, se comprendete, sono sia il verso reale, non ideale, reale, di un bambino che va a morire, è perché veramente esiste anche l'altro. Ora, e allora, come fate a dire che noi non siamo già risorti ora? Perché se è vero che materialmente ora stiamo andando a morire con il corpo, è vero ora che spiritualmente siamo tornati al nostro presente fino a questo punto. E esistono i due versi, uno verso la morte di tipo materiale, l'altro dalla morte indietro di tipo spirituale. I due versi che sono riconosciuti dalla fisica. Uno è quello dell'antimateria. Vogliamo riconoscere azzardando che l'antimateria sia spirito? Perché materia e spirito sono gli opposti tra di loro. Si vuole arrivare a capire che l'antimateria sia lo spirito. E allora vedete che materia e antimateria sono materia e spirito. Sono quello che già Gesù disse a Nicodemo: se non scendi dall'atto del futuro, tu non entrerai mai nel regno dei cieli, che è il regno della verità. Ecco dove li porto io, nel regno dei cieli della verità. Vi dimostro quella verità che vi libera e vi libera davvero, ma che non giova e non piace a tutti coloro che, essendo stati divisi dal potere, non hanno la forza né la capacità intellettiva, di Umberto 1999, che sappia uscire dalla sua posizione unilaterale, che non capisce vero altro che quello che capisce vero lui, e non capisce che esistono tante altre verità che non si fondano sui suoi principi, ma su altri principi, e sono tutte rispettabili, sono tutte da prendere in considerazione per quello che c'è di valido in ciascuna, e non da buttare via semplicemente perché in ciascuna c'è qualcosa che non va. Il cattolicesimo, il Papa, non è da buttare via perché c'è qualcosa che non va. Bisogna togliere quello che non va. Ed è quello che sto umanamente cercando di fare io, mettendomi anche nel senso del sacrificio. Sapete, oggi sono 81 giorni esatti che io cominciai a non mangiare più. E lo dichiarai a Pietro: la mia vita è nelle tue mani. Gliel'ho dichiarata in un modo talmente grande, e questo è stato riportato da tanti di voi, che se esistesse l'amore vero, reale nella Chiesa, avrebbe fatto un salto di qualità e sarebbe passata sopra a ciò che in me vedeva che non andava. Avrebbe fatto la grandiosa, essendolo, perché quando si ha a che fare con un povero mentecatto e lo giudichi tale, perché state pur certi che in buona parte della curia romana il mio agire è stato simile a quello di un mentecatto, e non assisti proprio il mentecatto. Se uno è mentecatto, non può essere che come è. Non puoi dire al mentecatto: amico, cessa di essere mentecatto. Il mentecatto è mentecatto. Se tu non credi te stesso un mentecatto, allora due sono i casi: o ti muovi per aiutare un mentecatto che rischia la vita grazie al suo essere mentecatto, e mostri che la realtà della Chiesa è quella dell'amore verso i mentecatti, dell'amore verso i piccolini, dell'amore verso quelli che non contano nulla, tanto che sono anche scemi. Oh, si è messo nelle mie mani, nella presunzione che io avessi cura di lui. E perché io dovrei avere cura di lui? Il mentecatto
pensa in se stesso, la deve avere questa cura perché gliel'ha imposto Gesù Cristo. Ma chi è veramente mentecatto crede che io non sono obbligato, se lui si mette nelle mie mani, a prendermelo in carico. Il mentecatto a questo punto non è il povero piccolino mentecatto, è quell'altro che dimostra veramente di essere mentecatto, perché ha avuto un ordine di aiutare il piccolino e fa il grande. Non fa come diceva Gesù: abbassati e servi l'ultimo. Ecco, ma questo non significa che, facendo questo giudizio critico nei confronti della Chiesa, sia da prendere a pedate nel di dietro. È da purificare di questi gesti che non sono secondo il Vangelo di Gesù Cristo. Perché se è la Chiesa cattolica, quella che veramente rispetta il volere di Gesù Cristo, quando si trova di fronte a un mentecatto che mette la sua vita incautamente, povero mentecatto, nelle mani di un altro, questo altro, se non è lui un mentecatto, dimostra di avere verso di costui, se non l'amore, almeno la pietà. E invece viene a mancare anche la pietà. Ciò non fa della Chiesa cattolica, ripeto, avendo trovata la pagliuzza che non funziona, perché io sono una pagliuzza. Nel mondo che esiste oggi, in cui la Chiesa cattolica gestisce i milioni, i miliardi di persone, cosa volete che sia Romana Modena? È una pagliuzza. E quindi, se può permettersi di perdere Romano Modeno, perché non conta niente, è uno solo di quei 2 miliardi di cristiani che esistono nel mondo, ecco che abbiamo ancora davanti una Chiesa regolata dall'opportunismo, che quando ne abbatte uno, li abbatte tutti. Perché o difendi a spada tratta ogni piccolino, e allora difendi tutta la moltitudine dei piccolini, o se ne lasci perdere uno, hai vanificato tutto quanto il resto. Ecco chi ho di fronte io. Il potere, espresso sotto tutti i profili. Il potere della fede, che si comporta spesso nell'arroganza di un Cesare, ossia di quel mondo che è dominato dalla forza, di chi ha potere e non dall'amore verso chi è piccolo. E la stessa forza che esiste nel sistema economico, o la stessa forza che esiste in chi gestisce la scienza, nei singoli settori. Ognuno difende il suo cadredino, ognuno difende in modo abnorme le conquiste che ha avuto e il suo potere. E se voi mi dite: non fai anche tu così, io posso rispondervi in sacrosanta verità che io lo facevo, ma sono ormai 40 anni che io ho cessato di farlo. Posso dirlo perché io non sono quello che voi credete che io sia, veramente un mentecatto. Perché quando il personaggio di Romano Modeo non aveva voglia di seguire il consiglio di Gesù, va, vendi tutto quello che hai e seguimi, e seguivo il mio criterio e non quello di Gesù, io avevo dimostrato che tutte le mie intraprese erano state tutte vincenti. Questo segna e denota la capacità di un soggetto, anche in termini scientifici, quando, pur non essendo un esperto, si permette di fare un programma per la rinnovazione tecnologica nel mondo dell'intelligenza artificiale, lo presenta al Ministero, è osservato come progetto, è riconosciuto di pubblica utilità, è finanziato e è portato avanti da me. Infine è collaudato e c'è stato un giudizio positivo. Ecco, ci sono questi attestati, ma
questi attestati, amici miei, non contano nulla. Perché? Perché il potere non accetta mai di essere messo in discussione, chiunque lo abbia. E io sono l'avversario unico di tutto questo mondo che sta andando a rovina. Quando il mio amico Tom Mix mi ha fatto conoscere proprio appunto questo che ci sarà domani sera, venerdì, in relazione a questo nostro povero mondo che va allo scatafascio, e io gli ho detto mi piacerebbe partecipare, e aveva già organizzato tutto, in un certo senso mi è dispiaciuto, perché il mio atteggiamento è l'unico al mondo che comprende la totalità di tutta la gamma che difende il singolo dal dominio di tutto il potere sulla terra, che la sta inguaiando in tutti i modi possibili e immaginabili, togliendo autorità, importanza, dignità a ogni essere singolo, perché è ridotto a un puro numero uno che non conta niente nei confronti del numero, e che invece io sono il solo che sta a tal punto valutando nella sua persona da metterla interamente in gioco in relazione alla sua vita. Certo, a voi forse il tentativo che sto facendo io non rientra nelle cose vitali importanti, e invece quando uno mette in gioco la sua vita non si condanna a morte, mette in gioco la sua vita perché ha visto un valore per il quale vale la pena anche cessare di vivere. Quando uno fa così, e lo fa per salvare la terra, ma non solo come pianeta, non solo attraverso quell'energia pulita la cui sperimentazione io avevo già cominciato a farla. Nel 2002 c'erano 3 prototipi che io stavo sperimentando, e la sperimentazione è avvenuta sul Parco Luna, con testimoni che hanno visto come, mettendo un impulso magnetico in un campo confinato, piccolissimo, in cui esistesse del deuterio a una certa pressione, si trattava di vedere se accadevano episodi di fusione atomica. Questo esperimento lo stavo già facendo, ma Dio volle una cosa diversa. 3 giorni dopo, soltanto, l'inizio di questi esperimenti, esattamente il 29 gennaio del 2002, io stavo uscendo sul marciapiede con la mia automobile, un autopullman della Golden mise a rischio la mia vita. Fui costretto a portare il collare, fui costretto a interrompere tutti gli esperimenti per mesi, e quella distanza piccolissima che esisteva, confinata in volumi saldati, in cui potesse esistere la pressione che si conservasse, quei piccolissimi micron che esistevano tra i due poli magnetici in ferro, non erano più considerabili validi, perché c'è la ruggine nel nostro mondo, e quando la ruggine interviene, quella distanza piccolissima, ciao, toglie di mezzo quell'aria di spazio in cui invece deve esserci il deuterio. Io questi esperimenti li stavo già facendo, e per ottenere che cosa? La salvezza di questo mondo che sta per essere inquinato da tutte le scorie che sono prodotte proprio nel tentativo di avere energia, quelle legate al petrolio che è bruciato, quello legato al carbone che è bruciato, quello che è legato all'atomo che è scisso,
e determina una quantità enorme di residui, tutti altamente pericolosi, che sono da stoccare e seppellire in qualche posto, perché prima che perdano quella loro capacità distruttiva di produrre morte, ci vogliono le migliaia e le migliaia di anni. Ecco dove sta andando a finire la nostra terra, in qualcosa che anche in questo settore io avevo iniziato, e nel lontano 1994 avevo presentato, per brevettarlo, un motore che producesse la fusione. Non fu accettato il mio, perché era un progetto. Si può brevettare non una idea, ma soltanto un progetto che funzioni, che sia reale. Per quello io poi mi dedicai a creare il prototipo, e ne avevo creati già tre, e li stavo già sperimentando tutti e tre. Ma Dio vuole altrimenti. Ma anche questo io ho fatto. Nella mia esistenza posso dire che sono stato preparato in ogni settore dello scibile umano. Sotto il profilo dell'arte, io da architetto sono stato anche pittore, scultore. Nel campo della letteratura sono stato poeta, sono stato un giornalista, sono stato un editore, ho curato la realizzazione dei libri altrui per Pirola, per il gruppo editoriale Fabbri, e per 10 anni ho curato personalmente il bollettino dell'Ordine degli Architetti della Lombardia. Per 10 anni ho partecipato a tutte le discussioni che esistevano tra l'apparato politico italiano e un consorzio di 80 comuni che riceveva quattrini. E chi li gestiva? Era il sottoscritto. Dio ha preparato in me una tale capacità di essere non solo presente, ma presente e validamente riconosciuto, che non sono più riconosciuto solo da quando? Da quando, facendo una scelta radicale sulla mia vita, ho abbandonato tutto il mio pormi davanti a tutti per far vedere quanto ero bello, quanto ero grande, e mi sono messo umilmente dietro tutti nel tentativo di servire Gesù Cristo, servendo il prossimo mio come me stesso. Quando io ho fatto una cosa di questo tipo, che sotto il profilo cattolico, cristiano, avrebbe dovuto esaltare la mia figura, mi sono trovato di fronte alla negligenza di una chiesa che invece di esaltarla, visto che mi ero messo in fondo a tutti, sotto tutti a servirlo, ha visto in me soltanto l'ultimo che era sotto tutti e che serviva tutti come un servitore. Questa è l'idea che ha di me la Chiesa, di uno che serve e deve solo servire. Ma io non servo alla Chiesa per la Chiesa, io servo alla Chiesa perché è lo strumento che Dio ha voluto in ogni Chiesa per consentire a tutte le singole persone che sono nella Chiesa di poter essere come Cristo comanda, se è una Chiesa cristiana, come Cristo comanda, e non come comandano gli organi direttivi di quella Chiesa, se si dimenticano di quello che Cristo comanda e pretendono di avere diviso tutti i cristiani in tanti singoli che non contano niente. È proprio lì che io incido, amico. Ognuno di noi è Dio che ha assunto la croce del limite soggettivo, e la riprova ce l'ho in quello che disse Gesù: avevo fame e mi avete dato da mangiare,
avevo sete e mi avete dato da bere, o viceversa, l'avevo e non mi avete dato, l'avevo e non mi avete dato. E come si può dire avevo e avete, avevo e non avete? Gli chiesero, ma quando mai è accaduto? Ogni volta che lo avete fatto a uno, lo avete fatto a me. Gesù lo ha detto, e questo è catalogato, se prendete una Bibbia, il cui testo è diviso in argomenti, cui è stato messo un titolo sopra, che non era compreso nella parte originale della scrittura, però è messo, e il titolo che vedete messo sopra è giudizio finale. Il giudizio finale Gesù l'ha detto, Gesù lo ha detto, non è paradiso, inferno, purgatorio, è tutto quello che avete fatto a uno lo avete fatto a me. E perché? È perché Gesù ha detto il fondamento della vita è ama Dio, o numero due, il prossimo come te stesso. E perché queste due forme diverse di amore per Dio e di amore per il prossimo? Perché Dio nella nostra realtà concreta è chi anima ogni uomo del prossimo. Quindi, amici, se si tratta di salvare la terra e salvare tutti gli uomini della terra, essi sono salvati veramente solo da me. Quando riconosciuti, creati da Dio, io gli dico, amico, tu sei quel Dio che si è messo in croce nella tua persona, come poi ti ho fatto vedere con l'esempio concreto del suo figlio Gesù Cristo. L'uomo si salva veramente quando salva la sua anima. Questa è la salvezza da creare nel mondo, salvare l'anima di ciascuno. E quando l'anima di ciascuno è resa salva, quando è tolta di mezzo quella baggianata che Satana porta a dire, il desiderio di essere Dio è il massimo peccato dell'orgoglio umano. Lo sarebbe se voler essere Dio significasse voler essere il male, perché il male, voler essere il male, è un desiderio orgoglioso. Dio non è il direttore che lascia morire la pecorella smarrita. Questo è il diavolo che lascia morire la pecorella smarrita, non è Dio. Dio è chi, abnegando al suo potere, come un papa che rinuncia al suo gratto grado, si abbassa e va ad aiutare umanamente un povero cretino imbecille che, non avendo sufficientemente senno, ha messo la sua vita, poveretto, nelle sue mani. Ecco, questo è il vero cristianesimo, da verificare, da pulire, ed è opera mia. Ma essendo io veramente chi sta andando contro a tutto il mondo che anche nella fede ti dice, amico, sii modesto, non farti troppo grande, pensa che Dio è l'Altissimo. Questa è l'opera di Satana, che non ti fa riconoscere che la tua anima è anima di Dio. Il nostro mondo è preda di Satana, perché è preda di una concezione proprio uguale e contraria a quella vera. Ma c'è uno solo al mondo oggi che lo sta sostenendo, e sono io, in tutti gli aspetti, contro
contro tutto il potere di questo mondo, e sono io, e ci sto giocando la mia esistenza, e ci sto giocando la mia vita. Ecco perché io ho tutti contro, e ogni tanto qualcuno prende l'idea di una santa crociata contro questo Salvatore e, vedendolo proprio come il diavolo vede l'acqua santa, cerca di abbatterlo, stroncarlo. Ma per questo io ho tolto sotto il rideo tutte le possibilità di questo maligno di entrare a contaminare quelle che sono le vostre idee, senza la possibilità di sentire questo maligno. L'ho tolto di mezzo, perché il maligno va tolto di mezzo. Non si può discutere con il maligno. Il maligno vi inquina, il maligno vi fa capire, quando opera specialmente nella Chiesa, che Dio è altissimo e voi no. Voi siete umili creatori che dovete stare lì per buonine, dimenticando proprio la verità, che Dio si è messo in croce nell'uomo, lo ha mostrato in Gesù Cristo, l'unico senza peccato, e lo sta dimostrando in ciascuno di noi che, a differenza di Gesù Cristo, è pieno di peccati e deve farsi lavare i piedi da Gesù Cristo per tirare finalmente a lucido e pulito in ogni cristiano il valore esatto di Gesù Cristo. L'uomo salva se stesso quando, al posto del suo io sporco, di un figlio di Dio pieno di sporcizia, essendosi fatto lavare i piedi da Gesù Cristo, è diventato un cristiano pulito. E un cristiano pulito è un corpo umano che veicola l'ideale di Gesù Cristo. Ecco, lo scontro totale tra la cultura del mondo oggi e la cultura che io porto si sintetizza in questo: tra il mondo di coloro che non credono in Cristo e il mondo di coloro che invece credono e hanno tutte le ragioni per crederci.